Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 22 settembre 2021. Coronavirus, aggiornamento sulla campagna vaccinale in provincia di Belluno. Sono 272.000 le dosi finora somministrate nel territorio, con il 79,2% della popolazione vaccinabile che ha ricevuto almeno una dose. Ciclo completo a quota 76%. Resta ancora da coprire il 37,7% delle persone nella fascia di età 12-19 anni, il 27,5% in quella 20-29, il 32,3% nella classe 30-39 anni, il 29% tra i quarantenni, il 21% tra i cinquantenni e l'8,7% degli over 60. Prosegue intanto la somministrazione della terza dose ai soggetti fragili, interessati al momento pazienti dializzati, trapiantati, oncoematologici e immunodepressi. Le convocazioni, spiega l'USL numero 1 Dolomiti, arrivano direttamente dai reparti ospedalieri in cui sono in carico i soggetti individuati. Sempre l'USL fa sapere che sono stati invitati alla vaccinazione con lettera personalizzata tutti gli over 50 non ancora vaccinati. Lo stesso vale per le persone guarite dal Covid da almeno 3 mesi e non ancora vaccinate. Gli appuntamenti sono stati fissati per i prossimi 3 giorni. Da lunedì è iniziato anche un percorso specifico dedicato alle donne in gravidanza, prevista la possibilità di usufruire di un counseling personalizzato da parte di un medico ginecologo che valuterà ciascun caso e risponderà a eventuali dubbi. La vaccinazione, precisa l'azienda sanitaria bellunese, potrà essere eseguita in reparto alla presenza del ginecologo. Cambiamo argomento, ci sono altri 2 arresti nell'ambito dell'inchiesta per traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia e condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Belluno assieme alla Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale. Il bilancio è di 14 arresti e 20 denunce. Gli ultimi 2 a finire in manette sono un 52enne residente a Campo San Martino nel Padovano e un 52enne di Sovramonte, socio della SAP di Fonzaso insieme al fratello, quest'ultimo già in carcere a Valdenica da inizio settimana. Al centro della vicenda, che risale al 2017 e coinvolge diverse realtà imprenditoriali del Veneto, uno smaltimento illecito di rifiuti provenienti dalla Campania con un giro di affari stimato in almeno 2 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, dal Casertano venivano trasportate in Veneto tonnellate di rifiuti destinati all'inceneritore che invece, una volta giunti nella nostra regione, venivano mischiati ad altri per formare delle ecoballe, così da evitare gli elevati costi dello smaltimento del materiale non più utilizzabili. È scomparso venerdì sera a Milano, da quel giorno non si hanno più notizie di Giacomo Sartori, trentenne di Melle, residente da alcuni anni nel capoluogo lombardo. Secondo il racconto del fratello, l'ultima volta che è stato visto, Giacomo si trovava con alcuni amici in un bar dove gli sarebbe stato rubato lo zaino con all'interno portafogli, documenti e computer aziendale. Dopo aver lasciato il locale attorno alle 22.30, Sartori è sparito senza che amici e familiari abbiano finora più avuto modo di contattarlo. A seguire le ricerche, oltre alle forze dell'ordine, anche l'associazione Penelope Lombardia, a cui la famiglia ha deciso di appoggiarsi. Cerca di sfuggire a un controllo della polizia stradale e si schianta con l'auto contro il muro di un'abitazione. L'incidente è avvenuto ieri mattina lungo la Gordina nella zona di Cencinighe, con il protagonista rimasto lievemente ferito. Dai controlli è emerso che il guidatore non aveva la patente. Passiamo allo sport. Calcio al via dopo il lungo stop causato dal Covid anche i campionati del CSI. La ripresa nel fine settimana con il torneo Open, che vede 18 formazioni iscritte suddivise in 2 gironi. A metà ottobre è previsto anche l'inizio del campionato Over, categoria riservata ai veterani. Infine le previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 23 settembre 2021. Splendida giornata settembrina su tutta la provincia di Belluno, con sole e cielo sereno, salvo qualche banco di nubi basse mattutine nelle conche prealpine e qualche modesto nuvolamento a ridosso delle cime nelle ore più calde, specie sulle prealpi, mentre il cielo rimarrà spesso sereno sulle Dolomiti. Aria limpida e ottima visibilità in quota, il contesto termico sarà fresco di notte e tardo estivo in giornata, con significativa escursione termica giornaliera nelle valli. È davvero tutto per questa edizione del radiogiornale bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.
Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.